associazioni criminali composte da centinaia di persone che si scambiavano foto e video pedopornografici attraverso chat istantanee come Telegram e WhatsApp. Questo quanto smascherato dopo 2 anni di indagini della polizia postale grazie all'operazione Luna Park, che ha portato 15 arresti e 432 indagati in 48 paesi in tutto il mondo. Tra gli 81 italiani figura anche un pensionato 65enne di Madone. La Polizia Postale di Milano del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale di Roma, coordinati dai procuratori aggiunti Fusco e Mannella, insieme con i sostituti Barilli e Tarsia della Procura Distrettuale di Milano, hanno identificato 432 utenti che utilizzavano canali e chat per scambiarsi il materiale che ritraeva vere e proprie violenze sessuali su minori. Gli abusi in particolare riguardavano prevalentemente bambine e bambini in tenera età, in alcuni casi anche neonati. Dei 159 gruppi individuati, 16 erano delle vere e proprie associazioni per delinquere, al cui interno era possibile distinguere promotori, organizzatori e partecipi con ruoli e compiti ben definiti. Tra i principali gestori e amministratori compaiono anche 2 italiani, un ottico 71enne napoletano con collaborazioni universitarie e un disoccupato 20enne veneziano. Coinvolti anche 351 stranieri. Oltre allo scambio di video e immagini di violenze su bambini, in alcuni casi i presunti pedofili individuati nel maxi blitz anti-pedopornografia avrebbero offerto anche la possibilità di arrivare ad avere contatti diretti con minori vittime di abusi. Tra i coinvolti ci sono affermati professionisti, operai, studenti, consulenti universitari, pensionati, impiegati, privati e pubblici, tra cui un vigile urbano. In ogni sostanza c'erano regole ben precise per limitare al massimo l'esposizione e il possibile tracciamento da parte delle forze dell'ordine. Appena c'era il sentore di un pericolo, l'utente veniva espulso dal gruppo. Al pensionato di Madone, la cui abitazione è stata perquisita ieri, è stato sequestrato tutto il materiale informatico ritenuto utile alle indagini.